Antonio, ci siamo. Allora, presenta tu l'edizione 2023, Trofeo di Nuoto Città di Giulianova. Siamo alla nona edizione del Trofeo di Nuoto Città di Giulianova in acque libere. Con quest'anno ho diverse novità. Intanto il Trofeo di Nuoto è entrato a far parte del circuito nazionale WISP di nuoto in acque libere, le cui finali si terranno il 27 e 28 agosto a Manfredonia, alla quale potranno partecipare tutti coloro che hanno partecipato alla gara che terremo domenica 16 luglio qui a Giulianova a Lido Venere e che parteciperanno alla gara che terremo il 30 luglio a Silvi Marina a Lido Sinuè. Grande novità di quest'anno, quindi rispetto a quello che stavo già dicendo, che mentre le edizioni precedenti erano riservate esclusivamente ai master, da quest'anno abbiamo introdotto tutte le categorie dei ragazzi. Infatti ci saranno i ragazzi esordienti, categorie A e B, che gareggeranno sugli 800 metri. Poi ragazzi juniores assoluti under 20 che gareggeranno sulla gara di 1500 metri. E i master che terranno la classica gara dei 2 km e mezzo. Con la gara di Giulianova e la gara di Silvi, tra tutti i partecipanti abruzzesi si stilerà una classifica dalla quale verranno fuori i campioni regionali di nuoto in acque libere. Quindi anche questa è un'importante novità che non era presente negli anni precedenti. Quindi anche qui abbiamo ampliato il senso dell'iniziativa, che quindi a questo punto non è più solamente un semplice trofeo di nuoto, ma è diventata una gara importante anche a livello nazionale.